è una raccolta di articoli, di saggi, perché in realtà più che articoli sono proprio dei saggi brevi, che lui ha scritto nell'arco di una dozzina d'anni per il New Yorker, che è un prestigiosissimo settimanale americano. Nel quale lui si è enormemente distinto negli ultimi anni, ha fatto la differenza. Il punto di forza del libro, secondo me, è il punto di vista che Gladwell sceglie per parlare dei suoi temi, dei suoi soggetti. Lui si pone questa domanda: se volete trovare una buona idea, che è un problema tipico, ad esempio, di un giornalista, no? Una buona storia, una buona idea, dove la trovo? Lui dice: la dovete andare a cercare nelle persone, che stanno nel mezzo delle organizzazioni, non dovete parlare con gli amministratori delegati, ad esempio, perché gli amministratori delegati si esprimeranno sempre in maniera molto cauta. Dovete parlare con chi sta nel mezzo, con, come dire, quello che gli americani chiamano il middle management, quelli che fanno veramente le cose, perché quelli sanno davvero come stanno le cose, sono quelli che le hanno viste da dentro. E questo è un punto di vista fondamentale per raccontare il mondo, raccontare quello che ci circonda, perché per, come dire, per interpretarlo in maniera nuova, corretta, intelligente, curiosa. Ma sai, la complessità, molto banalmente, sta nel fatto che spesso le raccolte di saggi sono considerate opere minori. Questo è un libro che non può essere considerato un'opera minore di Gladwell, perché in realtà Gladwell su New Yorker ha dato il meglio di sé. E questa è la cosa che probabilmente è più difficile da comunicare. Ha dato il meglio di sé perché la forza di Gladwell è lo sguardo di Gladwell, come Gladwell racconta le cose. Quindi non è tanto il soggetto di cui parla, ma è come lui lo racconta. E il meglio di sé l'ha dato proprio in questi scritti. Il pubblico che ho in mente per questo libro è gente curiosa, cioè tutte le persone, come dire, che non hanno già la domanda pronta, non sono a caccia di una risposta a delle domande pronte, sono aperti anche a nuove domande, perché la forza di Gladwell è esattamente questa, cioè metterti davanti a una domanda di cui tu non immaginavi proprio l'esistenza e dimostrarti che è una domanda interessante e centrale anche per te, per la tua comprensione del mondo, per la tua comprensione della realtà. Prima di tutto l'autore, perché Gladwell è un fenomeno straordinario, un genio assoluto che ha rivoluzionato l'editoria negli ultimi 10 anni. È perché all'interno del libro lui svela dei particolari interessantissimi relativi a questioni che possiamo esserci posti o che possiamo anche semplicemente non esserci posti. Un esempio, secondo me, illuminante è come lui analizza il caso Enron. Lui dice: se molto semplicemente gli analisti avessero parlato con gli agenti delle tasse, avrebbero scoperto che Enron era un'enorme bolla perché non pagava tasse da 3 anni, da alcuni anni. E qui, secondo me, c'è anche la terza ragione per cui vale la pena leggere Gladwell, perché Gladwell ci insegna che se noi vogliamo vedere una questione in modo diverso, dobbiamo fare lo sforzo di uscire dalla nostra testa e provare ad assumere il punto di vista dell'altro. E Gladwell è un pioniere da ogni punto di vista, è un pioniere perché ha fondato un genere ed è un pioniere perché si pone domande che nessuno prima si era mai posto. E in questo lui, come dire, non ha solo imitatori, non ha personalità nel mondo della scrittura, nel mondo del giornalismo che siano paragonabili, al massimo sono dei follower.